77 anni dalla liberazione d'Italia dal nazifascismo e Sant'Anna di Stazzema è stata ancora una volta uno dei fulcri delle celebrazioni nazionali, con la presenza, insieme a tutte le autorità provinciali e regionali, della Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Nella piazzetta della chiesa, avvolta dalla nebbia e dalla pioggia, la deposizione di una corona di alloro alle 560 vittime innocenti. Un 25 aprile dal sapore tremendamente amaro, dopo 2 mesi di conflitto in Ucraina, dove si consumano crimini di guerra, violenze e orrori che sembravano superati in Europa, dopo le atrocità di eccidi come quello di Sant'Anna, che da quasi 80 anni ormai fa da monito per tutti. Quello che noi oggi possiamo auspicare, ha affermato la Presidente Casellati, è soltanto che si trovi una soluzione diplomatica a questo conflitto e che questo 25 aprile rappresenti una liberazione da tutte le guerre. Un anniversario segnato anche dal ricordo di 2 superstiti simbolo dell'eccidio scomparsi negli ultimi mesi, Enrico Pieri e Cesira Pardini, ma anche di David Sassoli, l'ex presidente del Parlamento europeo, al quale è stata intitolata la sala conferenze della Fabbrica dei Diritti. La negazione di stragi, come quella di Bucha, vicino Kiev, fa male a chi è sopravvissuto a Sant'Anna. Si sta proprio male, perché noi che si è passato la guerra, si hanno sempre negato, si hanno sempre... ora fanno le cose a Sant'Anna, ma per 20 anni non hanno mai fatto niente. Io mi ricordo quando ero piccolina, 4 anni, che mi hanno messo al muro, mi chiamo Bardini Adele, che ho tribolato tanto. Eravamo 5 sorelle, 2 sono morte, la mamma è morta e la Cesira di 18 anni si è salvato. Fra gli oratori anche Don Luigi Ciotti, presidente dell'Associazione Libera, che ha condannato l'invio di armi in Ucraina sulla scorta di quanto affermato dal presidente dell'ANPI. Si bombarda, si distrugge, c'è morte, c'è violenza. Siamo qui che ci ricordiamo cosa ha significato tutto questo. Tutto calmo, ci vuole uno scatto da parte di più. Deve essere sempre l'estrema razza, perché il diritto alla difesa, no, alla legittima difesa è sacrosanto, ma non diventi l'esaltazione di armi, armamenti, investimenti in quella direzione.